snitch, but I can tell you she's a bitch. Ciao ragazze, ciao ragazzi! Sempre nello stesso modo, sì! Allora, non vi spaventate, sto sclerando, sto facendo 4 video così subito dietro l'altro, anche in previsione delle giornate che mi hanno detto che sono pessime, quindi ho detto mettiamo le mani avanti stavolta. Tac. Allora, passiamo al video amore a primo utilizzo, ovvero questi saranno una serie di prodotti che sto utilizzando, testando, quindi saranno proprio le prime impressioni, ma che mi piacciono davvero tanto, dobbiamo vedere come si comporteranno nel tempo. Allora, inizio con questo gel esfoliante della Delidea viso purificante della linea Mela e Bambù. Cioè, ragazzi, io l'ho utilizzato, non tanto, perché appunto sono i primi utilizzi, ma devo dire che è spettacolare. Allora, come sapete io ho una pelle sensibile, quindi cercavo un esfoliante che non fosse troppo aggressivo, quindi se cercate un esfoliante aggressivo, questo non fa per voi. E ha delle particelle, a parte che è chiuso proprio sigillato. Ora vi faccio vedere, se riesco, spero che con questa videocamera si veda qualcosa. Comunque questa è la consistenza, vedete, ha delle micro particelle molto, molto piccole. E l'odore, a me questo mi ha fatto proprio dire, ah, è lui, è il mio esfoliante per la vita. Per la vita no, perché poi ne proverò molti altri, sono il tipo che cerca di testare sempre molti prodotti, però questo me lo farà riacquistare sicuramente. Ha un profumo, cioè la mela, chiudete gli occhi, vi sembra con questo profumo, la luce si sta andando, mi sta abbandonando. Questo sarà sicuramente l'ultimo video, penultimo. Comunque, se chiudete gli occhi e appunto vi fate questo scrub, vi giuro, vi sembra di avere appena tagliato una mela. Proprio senti l'odore della mela, fantastico, io lo adoro. Comunque pulisce, anche se ha queste micro granuli, pulisce a fondo, fantastico, poi totalmente bio, lo sapete che la Delidea bio appunto fa cosmetici bio, certo, questo giro di parole per dire che è bio, è dermatologicamente testato sul Nikel, solo ingredienti naturali, derivazione naturale, naturali identici, no OGM, pesticidi, profumi e coloranti naturali, no donatori di formaldeide, con ingredienti biologici, cioè, quindi è fantastico. Questo lo potete trovare, se non sbaglio, da Tigotà, da Ipersop, da Acqua e Sapone e da Lupim o OVS. Niente ragazzi, io ve lo consiglio, costa, se non sbaglio, all'incirca 6 euro, 7, forse 7, tipo 6,99, qualcosa del genere, sui 6-7 euro, ma vi giuro sono fantastici. Poi sono 150 ml, dubito che riuscirete a finirlo in fretta, almeno lo scrub alla fine si fa una volta alla settimana, se no si danneggia molto la pelle, cioè almeno io ho sempre ragionato così, lo scrub per una pulizia a fondo lo faccio una volta a settimana, le maschere una o due volte alla settimana, e quindi vi durerà sicuramente molto. Amore a prima vista, utilizzo, prendetelo, veramente mi piace un sacco il profumo di mela. Sarà che mi chiamo Meli? Di cognome? No, che brutta battutaggia, che bello. Fate finta di niente. Poi, altri prodotti che mi sento di consigliarvi, che mi piacciono, mi stanno piacendo, sarà che dopo l'esperienza Lush, che se riesco a ripescare il video ve lo posto qua sotto, comunque chi mi segue sa, comunque dopo quell'esperienza penso che forse tutti saranno magnifici, ma questi è una accoppiata che mi piace proprio. Allora, questi siamo, di cosa sto parlando? Di shampoo e balsamo della Provenzali. Dei Provenzali, io li ho acquistati, devo essere sincera, li ho acquistati perché è un'azienda della mia città, ovvero di Genova, e quindi mi fa sempre piacere poter in qualche modo aiutare non solo l'Italia, ma quindi acquistando prodotti italiani, ma anche acquistando prodotti che vengono dalla mia regione. E questi poi mi piacciono veramente tanto, i Provenzali. Io ho anche il bagnoschiuma, non l'ho ancora utilizzato, ma ce li ho.
allora, cosa dirvi? Questo è per allo shampoo alla karité. Non hanno un inci totalmente bio, però ultimamente hanno cambiato l'inci, quindi non è più quello pessimo di una volta, ma hanno un ottimo inci accettabile. L'ho sentito dire, oltre che comunque ho letto l'inci io tramite il bio enciclopedia bio, vabbè, quello là. A parte questo, anche Carlita Dolce, per chi la segue, ha detto appunto che hanno cambiato il linci e adesso sono inci accettabili, quindi totalmente accettabile da utilizzare, ecco. Non sono senza SLS, senza SLS, senza PEG, senza parabeni, non testano sugli animali. Poi cos'altro? È ecologico anche il flacone. Io direi che è fantastico come prodotto. Devo dire la verità, allora, lo shampoo utilizzato da solo secca un po'. C'è scritto per lavaggi frequenti, però ho notato, perché sotto la doccia, appunto, quando lavo i capelli con shampoo, inizio con lo shampoo, sento un po' seccare così, anche solo facendo così, seccare un po' i capelli. Però io di problemi non ne ho perché non utilizzo sempre solo lo shampoo, io utilizzo sempre in coppiata shampoo e balsamo. Quindi diciamo che lo shampoo serve anche per ammorbidire molto il capello, perché sennò questo qua lo seccherebbe, basta. La pulisce, ma lo seccherebbe, ecco. Quindi insieme sono un po' attento, ecco. Anche questo, il balsamo, come vedete, l'ho utilizzato un po' di più. E, cioè, qua, ecco, un altro conveniente è così, in trasparenza riesco a vedere che comunque è lo stesso livello di consumazione, ecco, così dal sole. Se no, essendo la confezione bianca, non posso vedere a che livello. Questa è l'unica pecca del flacone, diciamo, del prodotto. Cos'altro dire? Ha una profumazione di pulito. Il karité io non l'ho mai sentito, nel senso, non posso mettere in confronto e dire sa di karité. Perché karité? Perché non so com'è il karité. Però so dirvi che sa di pulito. E che Sciavordio d'acqua, mi ricorda che devo andare a bere l'acqua. Ok, niente. Vi dicevo, sa di pulito e che può rimanere ai capelli la profumazione anche per 2 giorni. Quindi le lavate il giorno stesso la profumazione, il giorno dopo anche. Perché io proprio la sento, l'ho lavati ieri, li sento ancora profumati, ecco. E soprattutto non mi danno anche quel problema che mi dava la Lush, ovvero non mi appiattisce un bordello qui. Ora vedete, sono un po' più vaporosi. Ammettetelo, ragazze. Ottimi, amore a primo utilizzo. Poi, altro prodotto è questo qui della Saponaria, che è il sapone Tiglio e Malva. E questo è nutriente, demoliente, sapone naturale, l'olio extravergine d'oliva. Ve lo faccio vedere. È questo qua. La profumazione appunto è di, allora, è di fiori, fiori ed erba un po', però non quell'erba marcia che mi ricordava la Lush. Ottima profumazione, se no ragazze ve lo direi. Allora, cosa dirvi? Io l'ho utilizzata perché preferisco tagliarla a fettine, tipo formaggio, no? Tagliarla a fettine e utilizzarla un po' così, perché sennò mi sembra, non lo so, uno spreco. Magari poi lì per lì non lo uso, non vorrei mai. Allora io lo taglio a pezzettini e utilizzo. Infatti sto finendo quel pezzettino che ho tagliato. Durerà un sacco perché con un pezzettino ci avrò fatto, da quando l'ho preso, fate conto voi, sarà stato quasi un mese utilizzandolo la sera, perché la mattina utilizzo il gel detergente Viviverde Coop, quindi la sera utilizzo questo e mi piace un sacco. Certo, lascia quella sensazione un po' di asciutto, un po' di, non asciutto, di tirato, non so come spiegarvi. Ma ho notato che lo fa anche altri normali saponi. Almeno io quando lavavo le mani con un sapone normale, sempre di questo materiale, questo fatto artigianalmente, eccetera, eccetera, dopo sentite la pelle come tirarsi, ecco. Penso sia una prerogativa di tutti i saponi. Dovrò testarne altri per poterlo dire, però devo dire che per adesso mi piace un sacco come prodotto. Ultimo prodotto, che amore a prima vista, io questo mi sa che lo porterò per sempre, sarà uno dei miei migliori alleati. Spero di trovarne uno con costo minore, non lo so. Di cosa sto parlando? Ora ve lo mostro. È il correttore della Color Caramel, così alla francese.
Couleur Caramel, davvero fantastico. È un correttore bio, certificato bio, penso sia certificato, sì. Questo è lo 08 ed è questa colorazione salmonato, o almeno per me, che mi cancella, o almeno cancella quasi perfettamente, totalmente la mia occhiaia, cioè è un alleato portentoso. Io davvero non so neanche come dirvelo, è fantastico, mi è piaciuto un sacco. Costa, perché costa 15 euro. Io questo per fortuna l'ho ricevuto in una box, nella Mad Box, se non sbaglio, sì, che purtroppo ora è chiusa, quindi non è possibile fare più un abbonamento. Però so per certo che aprirà presto una nuova bio box, bio no, una box, un nuovo comunque azienda che farà box. Vi saprò dire poi più avanti se avrò le conferme, eccetera, eccetera. Comunque sia, è fantastico questo prodotto. Costa 15 euro, ma secondo me sono 15 euro ben spesi. Vi durerà perché comunque sia, io lo sto utilizzando, ma è ancora scalfito, cioè ci sono solo le mie ditate, ma sciocchezzuole. Niente, questo è amore a prima vista, sicuramente, a prima vista, a primo utilizzo sicuramente. Ora l'ho messo un po' da parte perché cioè, vorrei smaltire quei bordelli di correttori che ho. E niente, se mi capita, sicuramente lo acquisterò se mi capiterà l'occasione, ecco. Niente ragazze, tutto qui. Oggi ho dato il meglio di me, ho approfittato di tutte le ore del sole, proprio come una salamandra. Non so cos'altro dirvi, anzi sì, siamo cresciuti, io vi ringrazio immensamente, non mi sarei mai aspettata di avere persone, a parte incontrare persone meravigliose qui su YouTube, ma anche di vedere crescere il mio canale pian pianino, è emozionante, vedere anche i vostri commenti, mi fanno sempre piacere e soprattutto consigli, anche la vostra opinione, mi fa sempre piacere comunque avere un contatto con voi, sono davvero contenta, vi lascio comunque i miei altri contatti se volete un ulteriore contatto con me, ovvero la mia pagina di Facebook e il mio Instagram, che sono le piattaforme, i social dove sono più presente, perché qui su YouTube cerco di esserci il più possibile, ma appunto ci sono tante novità che poi vi parlerò sicuramente. Ora vi lascio, vi mando un bacione grande, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazze!